Solidarietà e inclusione, questo è il messaggio del prefetto Paolo Aspena. Una carezza ai poveri che ha riscaldato lo scambio di auguri di scena Palazzo di Governo, d'intesa con il vescovo Aiello, la necessità di creare una catena istituzionale per sostenere la Caritas impegnata a fronteggiare l'emergenza poveri in Irpinia e il dovere di assicurare vicinanza e attenzione alle famiglie di indigenti. Credo e conto che il Natale risvegli un pochino anche un senso di responsabilità da parte di tutti nell'attenzione verso gli altri, verso i problemi degli altri e quindi anche un approccio sempre più solidaristico, ed ecco perché ci sarà, d'intesa col Vescovo, noi abbiamo invitato tutti a dare un segnale che va proprio incontro alle esigenze che la Caritas ha raccolto da parte delle famiglie irpine in difficoltà, e quindi diciamo la giornata di oggi è anche dedicata a questo, a qualcosa che ha un sapore di vicinanza a chi è più in difficoltà. Il segnale di oggi è un segnale che vuole spingere verso questa direzione. Naturalmente questo è anche un luogo di ascolto, quindi attraverso l'ascolto noi cerchiamo poi di impegnare le istituzioni, gli enti, le fondazioni. Ci sono qui anche delle eccellenze imprenditoriali del territorio, quindi anche in uno sforzo per cercare di legare sempre più queste eccellenze a chi si dovesse trovare in difficoltà anche sotto il profilo lavorativo, attenzione al tema della violenza sulle donne. Quindi diciamo un'attività formativa rivolta anche a loro, quindi lo sforzo è a tutto tondo e metterci tutti quanti insieme, tutti in gioco, ha forse questo obiettivo e questa finalità.